facendo un quadro di tutta l'Italia, anche questi elementi qui. E anche della radicalizzazione che può avvenire per alcuni elementi che vivono condizioni di difficoltà e che poi magari vengono assicurati alla giustizia e portati in carcere, e in carcere iniziano un percorso di radicalizzazione. Alimentano ancora di più. Ecco, questo è un tema sicuramente, però a Roma attualmente non mi pare che ci sia un problema allarmante di questo tipo. C'è sicuramente un tema di qualità e quantità dei servizi, che il Comune obiettivamente, anche se la Giunta Raggi è al di sotto, sicuramente largamente al di sotto delle capacità possibili, il Comune comunque non potrebbe affrontare. C'è una grande questione romana, che è una questione nazionale e che riguarda la capacità di una città di avere risorse e politiche adeguate per gestire le grandi periferie, dove i servizi sono arretrati, sono andati indietro. Pensate ai centri anziani, e chiudo. Centri anziani sono una cosa degli anni 70, che ha svolto una grandissima funzione per contrastare la solitudine della terza età. Oggi però molti centri anziani sono in difficoltà perché le risorse pubbliche non ci sono più per poter garantire questo servizio, che è diventato fondamentale, essenziale, primario. E gli anziani si autotassano, fanno delle associazioni, mettono i soldi, ma per quanto possono andare avanti? Quindi noi rischiamo di perdere e di vedere arretrare un servizio degli anni 70, mentre invece oggi sarebbe necessario far evolvere addirittura i centri anziani in qualcosa di più vasto, una sorta di centri civici universali, dove i giovani e gli anziani si incontrano, fanno delle cose insieme, ci sono delle attività culturali integrate, parlano meglio anche al territorio circostante. Questo è il grande crinale che noi dobbiamo affrontare, il rischio di vedere riassorbite delle conquiste quando invece dobbiamo estenderle. Mi sembra molto interessante questa tua analisi, che però viene molto spesso posta in secondo piano, per esempio per quanto riguarda le tematiche sull'immigrazione. Molto spesso si parla sui media molto di più dei temi dell'accoglienza e ci si dimentica quelli dell'integrazione. Per esempio il dibattito politico in quest'ultimo periodo si focalizza molto sui CIE e insomma anche sulla sponda dei recenti attentati, dell'attentatore che era insomma venuto in Europa dall'Italia. E da questo punto di vista, pensi, come vedi per esempio le politiche nazionali, per esempio sui CIE e su altre, e come si può fare per migliorare anche quella seconda parte che viene dopo l'accoglienza, cioè le politiche di integrazione? Dunque, sulla questione dei CIE diciamo due cose. Io sono a certe condizioni abbastanza d'accordo con la posizione presa dal ministro Minniti sulla realizzazione di centri più diffusi e più piccoli, però in sé questo non basta, nel senso che l'esperienza reale ci dice che la realtà dei CIE è stata una realtà fallimentare, è stata una realtà in gran parte fallimentare perché sono strutture sovraccariche, sono poche, spesso sono collocate in zone inadatte, cioè in situazioni di insediamenti piccoli dove purtroppo la rete delle strutture che gestiscono, che hanno gestito i CIE, anche di imprese cooperative, non sono state all'altezza, anzi si sono rivelate per certi aspetti dannose. Perché? Perché come abbiamo visto in alcune situazioni degenerate sui campi rom a Roma, determinate imprese non solo si sono limitate a fornire il minimo indispensabile a costi altissimi per l'amministrazione, che poi non si riversavano a favore dei cittadini stranieri presenti nelle strutture, ma per esempio non c'era nessun lavoro di intermediazione culturale, non c'era nessuna attività di sostegno, non c'era tutto quel contesto di attività che una struttura che ha in gestione un'impresa che ha in gestione una struttura di questo tipo deve poter garantire sulla base degli appalti che vince. Quindi sono d'accordo nella estensione dei CIE più diffusi sul territorio e più piccoli, ma con un rigore, con una vigilanza sul sistema degli appalti e degli affidamenti e del tipo di servizi che vengono erogati, perché questo è il punto decisivo. Io posso fare anche dei piccoli CIE più piccoli, più misurati, più diffusi nel territorio e ne aprirne di più nelle 20 regioni italiane, se però sono in grado di controllare chi gestisce quelle strutture, se eroga
un servizio che non si limita solo a dare il pranzo e la cena e un paio di coperte, ma oltre a dare un servizio di qualità per quanto riguarda la sussistenza, dà anche la possibilità di fare un lavoro di accoglienza e di integrazione, vero? Ecco, sempre parlando così di integrazione, magari parliamo anche di, dei cittadini di origine straniera, le cosiddette seconde generazioni, che il, e della riforma sulla legge della cittadinanza, che insomma, è passata per una metà del percorso, e, insomma, però insomma, come dal punto di vista del Parlamento hai una qualche visibilità su quelli che possono essere i tempi per l'approvazione su una legge per la cittadinanza? Beh, io mi auguro che il tempo a disposizione ci consenta di dare il via definitivo a questo provvedimento. Purtroppo non sappiamo quanti saranno i mesi ancora di vita di questa legislatura, probabilmente non saranno molti, però sicuramente questa è una delle questioni in agenda del Parlamento. E poi ovviamente anche dei decreti attuativi che ne dovranno seguire da parte del governo, che sono tra le cose più importanti che si debbono fare per lasciare comunque a questa legislatura un'eredità positiva, che possa dare anche strumenti ai comuni, oltre che risorse, anche strumenti di indirizzi legislativi più chiari e più semplici per affrontare questo ordine di problemi. Bene. Grazie Roberto. Grazie Roberto. Vi ringrazio infinitamente, vi faccio tutti i miei auguri per un ottimo proseguimento dell'attività della radio, e perché insomma il vostro impegno, come quello della parte buona, che è grande, del PD, possa dare i suoi frutti in questo anno complicato e complesso che ci attende. Grazie. Grazie. Ancora. Adesso mandiamo un'altra canzone, è di Paolo Conte, Via con me, ed è diciamo in onore del suo compleanno, l'ottantesimo compleanno di Paolo Conte, e quindi avremo due canzoni, l'altra è India, e adesso Via con me, che è una canzone molto bella di Paolo Conte. Questi fiori azzurri, via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, now we're a few chips, chips. Dati do di do, chibum, chibum, bum. Dati do di do, chibum, chibum, bum.
India, dal dolce ambrato color, guardi l'amor come un signor indio, che sembra sia copiato in cartoleria da una decalcomania. Fuori grida l'indiana città, attualità, velocità. India, un sorriso ha fra i tuoi capelli d'idea, una selvaggia azalea. E il mondo coloniale si crede intellettuale, come un teatro in silenzio, abbiamo ascoltato Paolo Conte, il nostro omaggio ai suoi 80 anni, ma vogliamo fare anche un altro omaggio, purtroppo non a 80 anni, ma per la morte di Sigmund Bauman, filosofo, sociologo di origine polacca, noto per la sua diciamo indagine sul mondo che lui chiama ormai liquido, la fine quindi di un mondo consolidato, di strutture pesanti come le chiamava lui. Lui non è il compiaciuto indagatore di questo mondo liquido, cioè della fine del capitalismo ortodosso, dell'industria di massa, quello della modernità quindi pesante, ma indica una linea di resistenza,